a tutti ragazzi, sono Simona di Simon & Simon e come al solito ogni venerdì ci troviamo qui per giocare a Space Colony e continuiamo con la missione della ribellione. Vi ricordo che nella scorsa puntata sono spuntati degli anfitrioni dei monoliti e ci avevano chiesto di costruire un trasporto, quindi adesso andiamo avanti con la missione ribellione. Schiavi umani, il vostro lavoro è ultimato. I miei fratelli stanno preparando il trasporto. Io resterò su questo pianeta per sovraintendere al procedimento. Poi vi ucciderò tutti. Ah. Nessun obiettivo, nessun dato. Avviamo la missione così, all'oscuro. Blackwater Industries. Abbiamo scoperto una frequenza che loro non possono rilevare. Non bisogna permettere che si trasportino altrove. Il computer della base vi darà le direttive. Olè, ci stanno salvando, Nikolai vi raggiungerà di nascosto. Ha progettato una piccola stazione criogenica di rianimazione che vi aiuterà a sconfiggere le forme di vita anfitrione. Una volta all'interno del trasporto, gli alieni sono impotenti. Dovete costruire una rampa missilistica e distruggere il trasporto prima che i tre anfitrioni riescano a partire. L'anfitrione rimasto cercherà di ostacolare la costruzione del missile. Dovete sconfiggerlo. Olè. Quindi dobbiamo uccidere gli anfitrioni. Avremo a disposizione l'unità criogenica di rianimazione che praticamente ci rianimerà un colono morto. E abbiamo la rampa missilistica. Allora, i missili possono distruggere edifici nemici o nemici di grossa taglia. La rampa missilistica necessita di 20 bombole di argone e di 10 componenti elettronici. Prima di poter lanciare un missile, clicca sulla rampa missilistica per sapere ottenere dettagli su quante risorse mancano prima di poter lanciare un missile. Gli anfitrioni possono distruggere le rampe missilistiche molto velocemente, però se uccidili prima di far trasportare le risorse alla rampa. Facciamo la conoscenza di Nikolai. Sono Volkut. È un piacere essere qui. Avrei qualche suggerimento da dare. E avviamo la missione. Mettiamo un attimo in pausa per capire quello che dobbiamo fare. Allora, in precedenza io ho messo dei campi di forza potenziato intorno al monolito, ai monoliti, in modo da fermare l'anfitrione. Quindi togliamo un po' di estrattori di silicio, togliamo due estrattori di silicio e mettiamo due fabbriche di elettronica. Kiteoshi le trasferiamo dall'estrattore di titanio. Le trasferiamo alla fabbrica elettronica. Navetta turistica in arrivo. Nuovo operativo arrivato. Operativo Nikolai. Perché non vanno alla fabbrica elettronica? Ok. Ok. Oshi, pronta per turno. Pianoforte. Struttura riparata. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto. Bella questa. Operativo Oshi. Operativo Nikolai. Sono in stato di inimicizia. Mi metto a parlare operativo da solo. Operativo Kita. Operativo Nikolai. Sono in stato di inimicizia. Nessun problema. Per la scienza, vero? Oh oh. Più presto con qualcuno. Operativo Venus. Quindi togliamo due estrattori di titanio. Se volevo il vero. Programma di gestione dello stress avviato. Operativo Sleep. Operativo Nikolai. Nikolai, sono in stato di inimicizia. Di lavoro. Neanche Super Greg potrebbe farcela. Sicuro, capo. Mi sento un po' strano.
Quanto odio sti anfitrioni. Stabilità mentale, vegetali, quella roba entra da un orecchio. Adoro esplorare. Laser automatico. Ah, cerchiamo di mantenere anche l'umore dei coloni alto, eh. Operativo Stick. Rendimento energetico massimo. Lavorare mi fa schifo. Allora, mettiamo il modulo di rianimazione. Ho una fame che mi mangerei un cavallo. Certamente. Cerchiamo di tenere Greg e Vasilios con l'umore alto, perché loro sono quelli che ci estraggono l'argon e ci serve. Cerchiamo anche di tenere l'umore di Kit e Oshi alto. Sono in stato di Greg Chesterton pronto al timone. Stabilità mentale ripristinata. Operativo Stick. Clinico. Un operativo mi pare che è stato mentalmente instabile. Operativo Candy. Fonte energetica di iridio esaurita. Sì, le piante campo mi piacciono. Attenzione attivato. Fonte energetica di iridio esaurita. Necessario impianto generatore di energia. Controlli commerciali. Beh, l'iridio ce l'abbiamo. Rendimento energetico 20%. Rampa missilistica. Shuttle commerciale. È ora di guadagnarmi onestamente da vivere. Laser automatico. Copertura scudo violare. Corridoio. Struttura di scudo. Operativo Barbara. Dannato anfitrione. Vediamo i suggerimenti che ci dà il gioco. Ah, quindi dobbiamo mettere i laser manuali. Rendimento energetico massimo. Laser manuale. Necessità di argo. Stabilità mentale ripristinata. Immagino che andiamo la Leechwort al missile. Come posa cenere. Struttura in riparazione. Lavoro. Biocupola grande. Struttura riparata. Slim cosa fa? Mistre silicio. Basta silicio, Slim. Necessità di argo. Biocupola grande. Struttura in riparazione. Biocupola grande. Se riusciamo a mettere un altro estrattore di argon sarebbe fantastico, esatto. Sì, nessun problema. Andiamo Venus, va. Queste piante sono così... così... E Dean lo mettiamo anche all'energia. Missione primaria, medicina e l'energia come secondario. Perché abbiamo bisogno di un sacco di... operativo Nicolai. Di argon e un sacco di componenti elettronica. 10 e 20 se non sbaglio. Ok, prima di costruire la rampa missilistica dobbiamo uccidere gli anfitrioni. Questa pianta sono sempre tra i piedi. Devo operativo parlare Nicolai. Con qualcuno. Sono in stato di inizio. Messaggio personale. Ragazzi, odio quando qualcuno muore e viene riportato su. So che verranno rianimati e magari li rivedrò di nuovo. Ma è un po' come se fosse una morte vera. Dispaccio aziendale. Una compagnia che qualche scopo ce l'ha.
Ci mancava solo che morisse qualcuno. Avete idea di quanto mi costa rianimare un colono? Che non succeda più. Rendimento energetico massimo. Operativo deceduto. Operativo slim. Operativo deceduto. Operativo Barbara. Un operativo è diventato mentalmente instabile. Operativo Stick. Campo di detenzione attivato. Copertura scudo violata. Stabilità mentale ripristinata. Operativo Stick. Dov'è il mio letto? Ok, sono morti perché ho cercato di farli andare. Ok. Operativo Babette. Operativo Nicolai. Facciamo un altro esperimento. Queste piante sono quelle che ho a casa. Barbara e Slim dai missili, perché sennò ce li uccide di nuovo. Laser manuale. Quindi manderemo anche Stig lì al missile manuale. Va bene. Operativo Billy Bob. Operativo Barbara. Sono in stato di controlli commerciali. Mandiamo un po' avanti veloce. Rendimento energetico massimo. Se volevo il verde, ne tornavo in Scozia. Fonte energetica di iridio. Fonte energetica di iridio esaurita. Voglio bene a tutte le piante. Corridoio. Struttura distrutta. Andiamo Greg a parlare con qualcuno. Ma certo. E secondo te come ci riesco? Purtroppo sto anfitrione maledetto ci fa andare fuori di testa i coloni. Livelli d'ossigeno scarsi. Campo di detenzione attivato. Scusa, chi ti ha permesso di guardarmi? Non mi seccare, sto andando, ok? Carina qui con tutte queste piante in giro. Livelli d'ossigeno molto scarsi. Buongiorno. Buongiorno. Un operativo è diventato mentalmente instabile. Operativo Boom. Ah, questo non è assolutamente possibile. Purtroppo. Allora, intanto abbiamo Kiteoshi che stanno lavorando alle componenti elettroniche. Ci mancano soltanto 20 di argon e possiamo costruire la nostra base missilistica. Un operativo è diventato mentalmente instabile. Operativo Greg. Vuole avere l'onore? Hai qualche problema? Maestro Greg. Faccia da suo. Mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro. Andate a fare pace su. Devo parlare con qualcuno. Cosa? Quella canaglia? Perché tutte queste piante? Dovrebbe esserci qualcuno con cui si possa parlare. È diventato mentalmente instabile. Queste piante? Che ci fanno qui? Basilios. Ricevuto. Va bene. Programma di gestione dello stress avviato. Ok, mandiamo i nostri coloni a fare un'altra scarica di
di missili. Questi laser fanno schifo. L'anfitrione. Laser presidiato. Accensione a tutta potenza. Facciamogliela vedere a quei bastardi. Ti piacciono i confetti? Ma faccio schifo a sparare. Non voglio. Oh, guarda come esplodono quei bastardi. Scarsi. Sì, sì. Aiuto. Laser manuale. Non voglio morire. Operativo deceduto. Dispaccio aziendale. Niente ci può fermare. No, 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 così non va. Piantatela di far morire i colleghi. È una cosa che affossa il morale. Dispaccio aziendale. Le future generazioni si arrangino. Un'altra vittima? Come ce l'avete fatta a eliminare tutta quella marmaglia senza far scoppiare una rivolta? Voglio dire, davvero un ottimo lavoro. Operativo sticchio. Operativo deceduto. Operativo slim. Stabilità mentale. No! Ripristino. Ed è morta anche la Leechworld. L'asse operativo è diventato mentalmente instabile. Operativo Nader. Livelli d'ossigeno. Dispaccio aziendale. I vostri pianeti sono al sicuro nelle nostre mani. Normalmente la morte di un colono mi manderebbe in bestia, ma questa volta non è il caso. Ho scommesso una bella somma sul fatto che sareste morti tutti. Anzi, vi spiace sbrigarvi a eliminare i sopravvissuti? Operativo deceduto. Avanti al lavoro. Operativo Barbara. Livelli d'ossigeno. Non mi piace più. Mi giochi col fuoco. Corridori. Stai per scottarti le dita. Oddio, la situazione ci sta un po' sfuggendo di mano, eh. Va bene. Programma di gestione dello stress. Tutto bene? Come? Controlli come? C'è già poco spazio. E tu? Ma finisci di riempirlo di piante. Ma quanti letti? Certo, sono qui per lavorare. Vabbè, c'è un'emergenza. Operativo Billy Bob. Meglio che ci diamo una calmata. Altrimenti non sapremo dove mettere tutti questi soldi. Giusto. Chi le ha volute tutte ste piante? Io? No, certo che no. Controlli commerciali. Allora, ci mancano 10 di Argon, praticamente. Quindi cerchiamo di tenere Greg, Vasilios e chi è l'altro? È Venus. Oh, già, il laser. Comunque l'anfitrione penso sia quasi stecchito forse. Ah, che belle piante. Chi ha portato giungla in base? No, non ho voglia di farlo. Ci animiamo la Leechworld anche, me l'ero dimenticata là nella capsula. Questi laser fanno schifo. Ok, l'anfitrione è quasi andato, eh. Ci penserà Greg. E andiamo. Mamma dice che lavorare sodo mi rende più forte. Teniamo Greg. Vasilio si è impazzito, quindi è dallo psicorobot. Quindi sono Greg e Venus ormai. Greg ai comandi. Facciamo parlare un attimo con Candy. Sogni sono libera. Libera di fare shopping, di mangiare, di... Uffa! Ma queste piante sono dappertutto! Arrivano soldi a palate! Credo che ci sarà una operativo bella gratifica per me. Operativo Ken. Hanno fatto amicizia. Stabilità mentale ripristinata. Operativo Vasilios. Sono pronta per il lavoro? Ok. Me l'hanno sempre detto che ho l'indice verde. Ehi, sono la signora. Okay. Fonte energetica di iridio esaurita.
Chi t'ha di turno? Greg, ti prego, vai a lavorare. Manca perlomeno uno zero. Mi fai pena. Va bene, vado! Il Big Bang. Fonte energetica di iridio esaurita. Copertura scudo violata. Efficiente. Il laboratorio delle cavie aliene. Sono necessari altri generatori di energia. Operativo Stick. Operativo Bumi. Sono in stato di inimicizia. Navetta turistica in arrivo. Ok. Mi manca solo Vasilios al lavoro, che sta arrivando. Dai, che ci serve l'Argon prima che scade il tempo. Controlli commerciali. Livelli d'ossigeno scarsi. Che impressioni hai? Sì, torno al lavoro. Rendimento Noi prende piante massimo. Diverse. Ok, direi che aspettiamo che tornino Stig, Barbara e Slim ai missili. Questi laser fanno schifo. Le piante si spingiamo. Andiamo un pochino sull'aggressivo. Spingiamo fuori l'anfitrione. Eseguiti, Barbara, concentrati. Laser presidiato. Operativo deceduto. Operativo Slim. Hai qualche problema? Laser automatico. No. Laser manuale. E dai, mi servivate i missili. Faticati. Ci servono davvero tutte queste piante? Immagino che debba cominciare immediatamente. Accensione a tutta potenza. Facciamogliela vedere a quei bastardi. Rampa missilistica. Allora, i missili. Allora, c'è qualche colono morto. Infatti. Okay, in marcia, Stig. No, Stig, dove vai, Stig? Ah. Ok, il mostro è morto. Rampa missilistica, tutto spiano. Le piante sanno. Rampa missilistica. Operativo deceduto. Operativo Stick. Belle piante. Ah, danno un grande sollievo al mio spirito. Controlli commerciali. Ok. Non c'è nessuno a distrarre l'Argon! Sì, nessun problema. Fa felice. Ok. Boom, vuoi parlare con Boom, vai. Controlli commerciali. Uffa, ma queste piante sono dappertutto! Io faccio sciopero. Dovremmo usare i vasi di piante come sputacchiere. Vabbè. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Cosa è certa, nessuno sarà in cattiva salute. Non capisco dove tu voglia arrivare. Perché tutte queste piante? Non ti sembra di aver già fatto questa conversazione? Rendimento energetico massimo. Dai, andate a lavorare.
Mi servite, ragazzi. Su, 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 su. Gianberto, fammi girare le scatole un'altra volta e ti piglio a calci in culo. Non hai nessun rispetto per la scienza, vero? Queste piante è molto... verdi, ne? Dov'è il mio letto? Scusa, Billy Bob. Un operativo è diventato mentalmente instabile. Operativo Nader. Il, qua. Il miglior sostituto del cervello è il silenzio. Oh, si chiama Tisha. Tu vieni avanti. Beep. Namaste. Passo. Sicuro, capo. Livelli di disordine della base in aumento. Sì, freghiamocene dei livelli di disordine della base. Dobbiamo distruggere quei maledetti anfitrioni. Andiamo un po' avanti veloce. Ok, la rampa missilistica è pronta. Rendimento energetico massimo. Me l'hanno sempre detto che ho l'indice verde. Selezionare bersaglio. Costano molto queste piante. Ok, stiamo per lanciare il missile, eh? Yeah! Abbiamo distrutto quegli anfitrioni. Missione compiuta. Uff. E dopo questa lunga, difficile, impervia missione, godiamoci il filmato finale. I nostri coloni mi sa che se ne vanno a casa e credo che la missione civile sia finita. Vabbè, comunque noi ci rivediamo venerdì prossimo, non so se saremo ancora con Space Colony dal ramo militare. Comunque noi ci vedremo venerdì prossimo con un altro video. Ciao ciao!